Suk che ha il 16° anno, io arrivo dopo 16 anni in pratica a fare delle fotografie. È importante capire il cibo o i più cibi a un certo momento straordinari che i baracchini all'interno del souk, no, danno per la gioia e la delizia dei visitatori che scoprono magari per la prima volta una serie di spezie e altro. Chi sono? Da dove arrivano? Perché sono arrivati? In che modo producono questo cibo? Fare un reportage significa costruire più storie, tante storie, ma subito significa dialogare con la gente, dialogare con chi stai fotografando, cercare di capire cosa sta accadendo intorno a te. Se non capisci, come puoi raccontare degli altri? Il reportage significa poi una selezione delle foto per cercare, soprattutto vedendo queste foto, se sei in grado di affrontare una problematica che è difficile da comprendere. La maggioranza delle fotografie e dei filmati barano e inventano. Invento perché sono fatti per la maggior parte da gente inadeguata a capire quello che stanno fotografando. E inadeguata a un certo momento a capire cos'è oggi una comunicazione nella globalizzazione. E che una fotografia può creare una distorsione dell'avvenimento, della circostanza o dei fatti, come è stato un tipo di fotografia dell'Ottocento, quando i fotografi con le macchine fotografiche di formati 18-24 finivano in Cina e ci hanno dato una rappresentazione della Cina che ancora ad oggi praticamente sono nel nostro immaginario e che era tutto sbagliato.